Grazie molte, buonasera a tutti e benvenuti alla batteria Michele Rabbia. Diciamo per precisione alle percussioni e all'elettronica, perché come potete vedere c'è un computer lì che sentirete fra un po' e tutta una serie di suoni che lui svilupperà per questo concerto. Al contrabbasso Enzo Pietro Paoli. Rosario Giuliani, ai sassofoni. Luciano Biondini, alla fisarmonica. Allora, si è rotto lo sgabello, allora io vado a intrattenervi un po', quindi vi spiego. Non vogliono che io parli. Posso? Dice che posso. Si aggiusta dopo. No, vado a spiegarvi un po' in due parole quello che facciamo noi questa sera. Probabilmente l'avete già letto sui programmi. Questo è un tributo al cinema italiano. Nasce da una commissione che ci è stata fatta a me, Luciano Biondini, da un promoter israeliano. Qualche anno fa ci ha chiamato per fare una tournée in Israele, mettendo insieme me e Luciano e chiedendoci addirittura di fare alcuni brani specifici che potevano essere, spaziavano appunto da Nino Rota, Ennio Morricone, anche Piovani e così via. E noi abbiamo fatto noi una selezione e siamo andati a fare questa tournée in Israele. A seguito di questa tournée, che è stato un successo enorme, abbiamo deciso con Luciano di continuare questo progetto anche qui in Italia e oltre l'Italia, perché questo progetto ci ha portato poi a fare delle bellissime tournée anche in Europa. E abbiamo deciso di chiamare appunto insieme a noi questi due straordinari musicisti che sono appunto Enzo Pietro Paoli e Michele Rabbia. Questo è un progetto discografico uscito per l'etichetta Giando Music e Via Veneto Jazz, che si chiama appunto Cinema Italia, e quindi è un tributo al cinema italiano. E che tra l'altro abbiamo qualche copia qui, se volete, se siete interessati. Alla fine pagate il CD e avete 4 gratis autografi, quindi gli autografi non si pagano, i CD sì. Un discount, diciamo, di casa nostra, ecco, così si può dire. Sono in vendita lì al bar, se volete. La musica che ascolterete è contenuta in questo album e la maggior parte di questi brani sono appunto composizioni di Nino Rota e Ennio Morricone, dove ci inseriremo 2 brani originali miei, uno mio e uno di Luciano. Questo primo brano che avete ascoltato appunto viene dal film La Dolce Vita, e la musica è stata scritta in questo film appunto da Nino Rota. Adesso proseguiamo con uno dei film probabilmente più conosciuti che ci sono nella storia del cinema, che è Nuovo Cinema Paradiso, e la musica di questo
film è stata scritta da Ennio Morricone, a cui seguirà poi una mia composizione dal titolo Bianco e Nero. Adesso parlerò meno dopo, quindi mi sono prolungato adesso così poi penserò a suonare. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Che le rabbia. Enzo Pietro Paoli. Luciano Biondini. Rosario Giuliani. Grazie molte. C'è qualcuno che dice shh. In realtà si dice in questi casi bisogna stare zitti, leggermente abbassare il volume della propria conversazione. Sì, siamo in un paese così democratico, in un posto così bello, poi viviamo in un momento probabilmente di grande aggressività. Non faccio riferimento particolare, insomma. Probabilmente sì, sto pensando a qualcosa che ci ha un po' coinvolto, un po' tutti, e quindi insomma essere un po' più sereni e rispettarci l'un l'altro non serve male. Quindi diciamo, chi vuole ascoltare il concerto è in silenzio, chi non vuole ascoltare il concerto parla piano, tutto qua, non è che, no? Un equilibrio totale. Quindi vi ringraziamo per la vostra collaborazione e torniamo alla musica appunto dei film di questi due grandi compositori che abbiamo scelto, e andiamo ad eseguire della musica che ha scritto Nino Rota del film La Strada. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Mi piace introdurre il prossimo brano perché ci siamo praticamente un po' affezionati a questo brano. Questo viene da un film molto molto importante che si chiama C'era una volta in America ed è scritta da Ennio Morricone. Tutti noi avremmo voluto scrivere questo brano nella vita, un brano così bello perché è veramente meraviglioso. Probabilmente però molti di voi conosceranno un'altra melodia importante di questo film che la citiamo sempre io e Luciano quando facciamo questo concerto, perché vorremmo appunto creare questa differenza tra queste due composizioni che sono entrambe meravigliose, però a noi piace molto. Esatto. E quindi quella che probabilmente è più conosciuta è questa qui. Questa era una piccola parte di questo brano. Anche questo è stato scritto da Ennio Morricone, però quello che vi faremo ascoltare noi è una rivisitazione del brano che lui ha scritto per l'attrice principale del film, che si chiama Deborah, e il pezzo che vi facciamo ascoltare appunto si chiama Deborah's Theme e sarà introdotto da un solo di percussioni e quant'altro di Michele Rabbia. Buon ascolto. Thank you.
Questo era appunto Devil's Theme. Adesso vi facciamo ascoltare un brano che ha scritto Luciano Biondini, che si chiama What is there, what is not. Allora, volevo prima, siamo quasi arrivati al quasi, non ho detto al termine, ma quasi al termine del concerto. Volevo dire soltanto due parole, perché insomma tornare a Vasanello è sempre un grande piacere. Io ero certo di essere venuto due volte e invece oggi mi hanno ricordato che era la terza probabilmente, però insomma è sempre comunque un grande piacere. Tra l'altro ringrazio naturalmente tutti gli amici del Festival di Vasanello per averci invitato e per avermi invitato ancora una volta. Oggi è stata poi una giornata per me particolare, perché ho avuto una bellissima sorpresa. Probabilmente qualcuno di voi sa che qui a Vasanello abita un mio cugino ed è sposato con una ragazza di Vasanello, e mi ha fatto la sorpresa di farmi trovare qui a Vasanello mia zia, la sorella di mio padre, che è l'unica zia che mi è rimasta per adesso, che è qui insieme a mio zio, e sono veramente tanto emozionato che sono qui. Zio Elio e zia Teresa. Scusate, lo dovevo dire perché insomma ci tenevo tanto, ecco, insomma non li vedevo da un sacco di tempo, insomma l'affetto familiare è sempre importante. E detto questo, andiamo al concerto di nuovo e vi facciamo ascoltare questo brano meraviglioso che ha scritto Luciano, che si chiama What is there, what is not. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Enzo Pietro Paoli. Luciano Biondini. Grazie, Cinema Italia. Se volete i CD sono lì, altrimenti arrivederci. Grazie. Grazie molto. Naturalmente l'ultimo brano non l'ho presentato, ma era dal film 8 e mezzo di Federico Fellini,
e la musica era stata scritta appunto da Nino Rota. Questo era un arrangiamento che aveva praticamente tutta la stesura del brano, nei momenti più free, fino a farlo diventare poi in 5/4 e far cambio di tonalità. Insomma, abbiamo fatto, ci siamo un po' sbizzarriti in quel brano lì. Detto questo, andiamo e torniamo alla musica di Ennio Morricone. Vi facciamo ascoltare probabilmente una delle più belle melodie che lui ha scritto. Il film in questione si chiama C'era una volta il West, e questa è la musica di Ennio Morricone.